Allora, buonasera, io sono Davide Pierluigi, sono giornalista redattore del fattoquotidiano.it, il sito che fa riferimento al giornale. Arrivo subito al dunque, presento gli ospiti che sono Angelo Bonelli, dei Verdi, già senatore, quanto prima consigliere. Angelo Bonelli. Angelo Bonelli dei Verdi, consigliere regionale, ancora prima consigliere regionale. Angelo Senatrice del PD oppure ormai di moda va di moda no, essere perché non la vedo non lo sono non lo so non lo sei stato no non è vero Marco Boschini fondatore dell'associazione Virtuosi. Allora Michele Dotti mi diceva, mi pregava prima, dice, di fare delle domande, di fare un dibattito dal quale poi escano fuori delle proposte per l'ecosostenibilità per quanto riguarda le amministrazioni. Arrivo un po' subito, faccio la prima domanda, la faccio ad Angelo Bonelli perché siamo in un tema che è estivo ma che tocca poi anche le nostre abitudini, il senso civico, le tasche appunto degli italiani. Io lo ricordo quando Angelo è stato presidente del mio municipio, io vengo da una borgata romana, vengo da una borgata appunto che è Ascilia, lui è stato giovanissimo amministratore di questa borgata e lo ricordo appunto in una battaglia che è stata allora una battaglia epica, era stata che gli ha portato anche molti problemi, anche a livello proprio di minacce, che lo ricordo un po'. Quando sei stato presidente del tredicesimo municipio, ricordo che tu hai fatto una cosa da amministratore, cioè capire dove innanzitutto dove far rispettare la legge e poi anche dove andare a prendere i soldi per il tuo municipio. Questa battaglia era una battaglia che era quella che voi avete visto anche attraverso magari tante inchieste, c'è stata una recente di report, che era quella di prendere dagli stabilimenti balneari i giusti canoni. Tu ti sei andato a spulciare, ricordo bene, per il litorale di Ostia, il litorale laziale. Quanto pagavano gli stabilimenti balneari, quanto pagavano addirittura gli stabilimenti balneari statali, quindi quelli delle nostre forze armate, vi ricordo bene, e avevi scoperto che in realtà pagavano pochi spicci, fu uno scandalo che finì su tutti i giornali, tu facesti questa battaglia, mi ricordo bene, per spiegare ai cittadini quanto fosse importante introdare perlomeno giusti canoni rispetto a degli introiti che erano allora elevatissimi per gli industriali della balneazione e ricordo bene che ha avuto anche tanti problemi per quella battaglia e per altre, me ne ricordo una importantissima anche sull'abusivismo, è inutile, non sto qui a fare la celebrazione di Angelo Bonelli, però ricordo per esempio che giovane ragazzo che vedevamo anche un po' come riferimento per la politica di allora per me che avevo delle frequentazioni a sinistra, insomma, mi ricordo che hanno incendiato due macchine, se non sbaglio, una macchina, mi ricordo. Ecco, quella battaglia oggi che cosa ha prodotto? Cioè, oggi gli stabilimenti balneari, quelli del litorale laziale, come quelli degli altri litorali italiani, quanto pagano? Pagano sempre di pochi spicci. Sì, allora, innanzitutto buonasera. Il problema che tu hai introdotto è un problema che riguarda non solo Ostia, ma in generale l'Italia. Cioè l'uso del demanio marittimo nel nostro paese che attraverso una serie di leggi successive, adesso non voglio entrare nei tecnicismi, hanno portato ad avere la competenza, prima era dalle capitanerie di porto, adesso le regioni, alcune regioni hanno delegato il potere di dare concessioni demaniali marittime ai comuni. Cosa è accaduto? È accaduto che la gestione del demanio marittimo nel nostro paese nel corso degli anni è diventata un qualcosa di anomalo nel contesto europeo. E questo livello, diciamo, di discrezionalità con cui sono state date le concessioni in assenza anche di paletti di vincoli ambientali ben precisi, di rispetto di vincoli ambientali ben precisi, ha portato a una forte privatizzazione delle spiagge del nostro paese, con una forte anche cementificazione, e a noi abbiamo coniato un termine che in alcune località balneari del nostro paese, una di queste è Ostia, invece di fare una passeggiata sul lungomare, noi abbiamo chiamato il lungomuro. Ci sono tantissimi bei film della cinematografia italiana ma anche francese, il grande regista Eric Rohmer, si
Non so se avete visto il film di Ryan Berry, Il Raggio Verde, dove gli innamorati si andavano a vedere il tramonto e il raggio verde, se c'era il raggio verde vuol dire che la compagna o il compagno, senza discriminazione di sesso, sarebbe stata, diciamo, la coppia che sarebbero stati insieme per la vita. Ecco, in alcune località questa possibilità è interdetta perché a causa di una gestione dissennata da parte molti comuni, e in questo caso il comune di Roma ha avuto, senza fare sconti a nessuno, perché la gestione è stata sia di centro-sinistra che centro-destra, ha avuto la gestione dissennata che ha portato a questo. Vengo subito alla domanda, oggi non c'è una situazione differente tra quello che può pagare uno a Roma, a Napoli o quant'altro? Ci sono due tabelle, essenzialmente viene applicata la tabella minima, e la tabella minima è una tabella che è fissata in 0,90 centesimi di euro metro quadro l'anno. Fissate questo dato, 0,90 centesimi di euro metro quadro anno, non mese. Okay? Significa che se uno stabilimento ha una superficie, la concessione, ha una superficie di 5.000 metri quadrati, potete fare il conto. Questo per quanto riguarda la superficie sabbiosa o comunque dei demani non occupata da strutture balneari. Poi, se c'è una struttura che insiste, intervengono una serie di altri elementi. Nel 2006, io chiedo scusa, non so se sono senatore, sono stato deputato per 18, lui fondamentalmente aveva ragione, insomma, sono un po' giocato. Quando dal 2006-2008 sono stato deputato per i Verdi, siamo riusciti a introdurre una norma molto importante che oggi i comuni dovrebbero applicare, che è una norma che è l'articolo 1, il comma 251 della legge finanziaria del 2006, che dice, la dico a memoria perché la scrissi io, è fatto obbligo per il concessionario garantire il libero e gratuito accesso, con il raggiungimento della battigia, anche ai fini della bagnazione. Questo anche ai fini della bagnazione rappresenta un elemento di novità, perché dal punto di vista prettamente giuridico garantire la bagnazione significa qualcosa. Cosa accade oggi in alcune parti di spiagge del nostro paese? Accade che quando tu hai un lungo muro e hai strutture balneari intensive, devi pagare un pedaggio per andare al mare, ti dicono no, devi pagare, questa norma dovrebbe portare il cittadino ad andare sulla battigia e farsi il bagno. Ecco, questo non è accaduto, quindi per seguire il consiglio di Michele Dotti di essere, perché mi ha rimproverato fuori che bisogna essere assolutamente propositivi e quindi non parlare di cose negative, anche se è un po' complicato, perché quello che sto dicendo sta a indicare, vuol dire che c'è un problema serio nel nostro paese, è quello che in Italia dovrebbe essere rivoluzionato molto, e i comuni possono fare molto, e in questo caso facendo una cosa che si chiama attraverso questa sigla PUA, che non è uno sputo, non è un solo onomatopeico, è piano di utilizzazione degli arenili, attraverso i quali si dovrebbe cominciare ad arrivare a un bilanciamento tra spiagge in concessione e spiagge libere. Ad esempio ci sono alcune realtà in cui questo bilanciamento non esiste, il bilanciamento è previsto dalla legge, comma 254 della legge che vi dicevo prima, e questo bilanciamento non viene applicato dai comuni. Ecco, una proposta molto importante è arrivare a piani di utilizzazione degli arenili sostenibili, utilizzando ovviamente non le strutture in cemento, perché oggi c'è un problema dell'uso anche del demanio stesso e dell'espulsione che molti cittadini hanno subito dalle spiagge. Quindi, ritornando al discorso, quindi termino, 0,90 centesimi di euro metro quadro l'anno si paga, dopodiché c'è tutto un contenzioso in questo momento, perché la lobby degli stabilimenti balneari, per carità, non sono tutti uguali, però hanno ovviamente determinato una situazione, perché in Francia, pensate che in Francia c'è una fondazione pubblica che si chiama Conservatoire du Littoral, che ha come funzione proprio quella di reperire e acquisire patrimoni costieri, perché c'è un elemento strategico, ugualmente in Gran Bretagna, e devo dire che vedere in altri paesi d'Europa dove l'accesso al mare è libero e dove non c'è veramente differenza di censo, io ho sentito il calciatore della nazionale De Rossi, che siccome è andato in Brasile, ha detto che è meglio Ostia che Copacabana, no? È uscito. Io insomma mi divertirei un po' la cosa, perché vedere la possibilità di vedere il mare, di sedersi, mirarlo,
fare il bagno quando vuoi, non subire, diciamo, il pedaggio di entrare e quant'altro, è un problema. Questo è un problema secondo noi molto molto serio di questione, che è anche ambientale ma è anche sociale, perché se in alcune parti del paese andare al mare ogni giorno, specialmente nella fase di crisi economica e sociale, significa pagare 20-30 euro al giorno per poter andare, diventa un problema sociale per chi ad esempio il mare ce l'avrebbe a disposizione e non potrebbe utilizzarlo. Quindi, concludendo, per chi volesse sapere di più su questo aspetto, può, perché ho scritto un piccolo libricino che noi aggiorniamo ogni anno, che si chiama Manuale del Bagnante, www.manualedelbagnante.it, sta anche dentro il sito dei Verdi, e lì ci sono scritte tutte le cose che i cittadini non sanno, ma che dovrebbero sapere, o se lo sanno bene, per difendere i propri diritti quando vanno al mare. Cioè, vuol dire, quando si trova di fronte a un divieto, cosa fare, chi rivolgersi, a cosa appellarsi, è un manuale di autodifesa vero e proprio che insomma penso possa essere utile. Va bene, Michele? Grazie. Devo dire al rispondere che ha ragione perfettamente sui francesi, perché io ho assistito veramente a 2 giorni fa ad una discussione di una donna francese con bambino e passeggino, che chiedeva praticamente di entrare con il passaggio attraverso uno stabilimento, e le veniva risposto che non poteva passare, che se doveva passare doveva comunque pagare un'entrata, e questo ho trovato insomma che almeno agli occhi della signora francese era stupefacente. Le risposte invece, senatrice Puppato, da esponente che comunque è il partito di maggioranza che governa questo paese, quando si dice appunto di andare a recuperare soldi, di fare cassa, cioè questo è uno dei motivi per i quali fare cassa, cioè adeguare questi canoni benedetti per esempio di tutti degli stabilimenti che sono sulla nostra costiera. Allora, quello che rappresentava adesso, intanto buonasera a tutti, grazie per avermi invitato, e quello che diceva adesso Bonelli, che io non conosco così bene perché non sono la fortuna di vivere vicino alle nostre 7000 km di coste, quindi non avevo, come dire, la percezione di quello che è capitato per esempio in alcune realtà come nel Lazio, qui accennava adesso Bonelli, dove praticamente tutta la parte della spiaggia che guarda verso il mare viene occupata in maniera davvero, come dire, inopportuna, e oltretutto, se mi permettete, anche con un livello di asocialità, appunto, che spiegava molto bene, che ritengo debba diventare uno dei temi importanti della politica che vuole davvero cambiare questo paese, perché mentre non conosco in maniera così precisa il tema degli arenili, così come lo conosce invece lui per averlo vissuto, credo di poter affermare che non è un caso, come dire, che nel governo Prodi si sia ritenuto, grazie all'intervento appunto legislativo messo in campo, di garantire, di tutelare che almeno metà delle coste fossero semplicemente rese disponibili alla popolazione. Io penso che resto dell'idea che il nostro patrimonio demaniale, quindi tutto quello che ha a che fare con l'ultima parte delle spiagge, l'ultima parte delle coste, dovrebbe essere semplicemente libero, e quindi appartengo a quella categoria che si arrabbierebbe e si stupirebbe se fosse fermata e gli si fosse impedito, diciamo, di accedere al mare. Lo stesso concetto, ai noi, su scala, se vogliamo, ancora più evidente, perché lo abbiamo vissuto praticamente tutti, non dipende neanche da dove proveniamo, perché questo è stato un sistema di tipo urbanistico, c'è stato invece nell'ambito dell'eliminazione delle parti pubbliche assoggettabili, per esempio, ai percorsi ciclopedonali. Una delle ragioni per cui il nostro paese è uno dei paesi in cui è più difficile spesso riuscire a ricavare dei percorsi alternativi al mezzo al veicolo, al mezzo quindi automobilistico o comunque motociclistico, come dir si voglia, è il fatto che spesso si è impiantato il sistema urbanistico anche dove si sono fatti i piani regolatori, anche dove si sono fatti i PAT, quindi i piani di assetto territoriale, non proprio prescindendo da concedere, da lasciare, dal permettere, dal consentire che un'edificazione privata non si, come dire, prendesse, non recuperasse ogni singolo metro rispetto alla strada. E questo è un tema che io ho vissuto come sindaco moltissimo. Mi ricordo, faccio un esempio pratico per dire a dove si arriva, no? Quando per esempio l'edificazione era cosa
molto meno importante. Il mio Veneto purtroppo è una delle regioni in Italia dove in assoluto più si è massacrato il territorio in termini di centri commerciali, in termini di quantità di cemento per metro quadro della superficie esistente. Quindi, per esempio, ci siamo premurati come amministrazione, ancora appena nati nel 2002, di riuscire a elaborare un piano regolatore che preventivamente tenesse in considerazione un piano per la mobilità urbana pedonale e ciclabile. Quindi sostanzialmente che creasse una sorta di piano, diciamo, della mobilità alternativa ai veicoli interna alla città. Quindi questo che cosa ci ha permesso di fare? Di verificare come risultasse estremamente difficile in molti casi riuscire a collegare in rete queste realtà, dove per esempio ti trovavi con pezzi ancora rimasti pubblici e successivamente, ai noi, autorizzazioni concesse che impedivano l'accesso e quindi dovevi per forza di cose circuitare in maniera del tutto illogica. E va detto che l'utilizzo per esempio dei velocipedi, appunto, comunque quando una persona vuole intendere fare una passeggiata o recarsi proprio al lavoro, insomma, a piedi, diciamo che pensare di fare, invece di 2 chilometri che sono previsti, pensare di farne 3 o 4, moltiplicando quindi, no? Aumentando in maniera esagerata la quantità, appunto, di percorso da realizzare solo perché si è impediti fisicamente da passaggi che sono stati preclusi, spesso in modo del tutto arbitrario, d'accordo, diventa un problema serio. Mi è capitato di fare personalmente una battaglia come sindaco, persino contro in qualche caso la mia commissione urbanistica, e ricordo un caso che per fortuna è risultato vittorioso ma ha dovuto penare molto. Abbiamo per esempio identificato come percorso misto a prevalenza ciclopedonale, perché dove non riuscivi a eliminare completamente i veicoli stradali, dovevi sostanzialmente pensare in modo, diciamo, progressivo una modalità di dissuasione al veicolo macchina. Come fare? Naturalmente con tutti i divieti possibili, l'accesso solo ai residenti, lasciando la strada non per esempio asfaltata, e ancora riducendo la velocità ai 20 e 30 all'ora, ma non basta. Nel momento in cui prospiciente su quel percorso, noi abbiamo un bellissimo percorso nella mia città che si chiama lo Stradone del Bosco, che cinge sostanzialmente alla base un colle che è il Montello, è un colle molto famoso che è stato il colle della Grande Guerra, insomma, insieme col Grappa e sulle rive del Piave. Questo colle è cinto da questo Stradone del Bosco. C'è stata un'autorizzazione che era stata data ancora anzitempo, diciamo, alla realizzazione di un edificio fino a 5 unità abitative al posto di una singola casetta. La singola casetta aveva l'accesso veicolare sullo Stradone del Bosco. A quel punto, pensare che quello Stradone del Bosco, che tanto avevano tentato di proteggere, sarebbe diventato l'accesso per almeno 5 abitazioni, che moltiplicava naturalmente tutto il traffico e quindi rendeva ancora più improbabile la possibilità di realizzarne un percorso ciclopedonale, ha fatto in modo che cercassimo di raggiungere un accomodamento con un privato che ci permettesse di entrare da altra parte. Insomma, voglio dire, ci vuole la volontà ferma, la determinazione spaventosa e la fantasia di chi ha, come dire, un'idea di città in mente, di chi ha un rispetto dei cittadini in mente, di chi considera il bene comune un elemento, diciamo, di straordinario valore che va tutelato in ogni modo, a costo anche di sorbire e di rappresentare purtroppo il comune nelle azioni giudiziarie a cui si è chiamati a rispondere, pur di non concedere. In quel caso è andata bene, ma voglio significare con questo che è una mentalità. Non c'è solo il tema degli arenili, che è un tema spaventoso perché riguarda il turismo, l'occupazione, riguarda l'accesso al mare, riguarda la salute pubblica, se vogliamo, no? Se una persona per esempio ha problemi respiratori, il fatto di poter accedere o non accedere al mare, se mi permettete, ha persino rilievo sanitario, quindi non è una cosa banale, ma è veramente un sistema, una mentalità che è andata costruendosi nel dopoguerra, negli anni 50 e 60 in particolare, con questo, diciamo, strapotere, come lo chiamava Einaudi, mica un rivoluzionario del Messico, no? Lo strapotere spesso
del privato rispetto semplicemente al sentimento pubblico, che purtroppo ha prodotto queste, diciamo, queste progressive riduzioni, ecco, le chiamerei così, riduzioni di libertà di fatto individuale e riduzioni di opportunità che dal punto di vista pubblico le istituzioni pubbliche riescono a restituire, diciamo, al cittadino di oggi. Quindi il tema è che oggi quello che si cercherà di fare, io spero con maggiore impegno a quello rispetto a quello che si è visto, è proprio quello di cercare di tornare sui propri passi, limitando quanto più possibile quell'erosione, diciamo, privatistica, no? Funzionale però solo a un interesse speculativo che non tiene in considerazione il danno che questo produce al bene comune e al patrimonio pubblico. Marco Boschini, è cominciato nel 2008 l'associazione Comuni Virtuosi, se non erro? 2005. Con 16 comuni, 12 o 16? 4 comuni. Io ti ho cominciato a seguire nel 2008 e credo che eravate a 16 comuni. Beh, quando Michele Rocchi ci dice le idee, i progetti, quello che poi praticamente è passato ed è oramai oggi parte fondante, oggi, al 2014, quanti comuni siete arrivati e quali sono in realtà i progetti di questi comuni che hanno prodotto un reale interesse anche per le tasche dei cittadini stessi? Buonasera a tutti, intanto proviamo a definire la cornice dentro la quale ci muoviamo come amministrazioni locali e più in generale come cittadini che stanno per un tempo determinato nelle istituzioni. Partendo da un messaggio positivo, visto che anch'io mi richiamo a quello che ha detto Michele all'inizio, spaventando un po' tutti i redattori, l'Italia non è solo l'Italia di Tavecchio, per capirci, l'Italia di personaggi che si possono permettere di dire le cose che sono state dette senza che chi occupa quel settore abbia alzato una mano per dire che forse un personaggio così buzzurro così andrebbe preso e allontanato immediatamente da... Ma appunto lasciamo quella parte qua e raccontiamo invece l'Italia delle tante persone che, molte delle quali sono qui oggi, ma molte di più sono in giro per il paese e che da anni, pur non essendo raccontate se non saltuariamente, e a volte in modo quasi così bucolico dalla stampa nazionale, da tantissimo tempo dentro e fuori le istituzioni raccontano di una possibilità altra. Noi oggi dobbiamo parlare di proposte per cambiare l'azione quotidiana delle amministrazioni pubbliche, ma io ho una presunzione più alta, per cambiare il paese. È un mantra che questo governo nella sua punta più alta, apicale, il Presidente del Consiglio, no? cambiare verso tutti i giorni si inventa un hashtag nuovo. Allora, noi nei comuni virtuosi diciamo che per cambiare verso bisogna mettere al centro la sostenibilità ambientale, lo diciamo da anni insieme a tanti altri e lo diciamo partendo dalle sperimentazioni concrete che in questi anni abbiamo portato avanti, che fin tanto che rimarranno appannaggio di un'ottantina di comuni, per rispondere alla tua domanda, poi in realtà sono di più anche se non fanno parte della nostra associazione, chi se ne frega, che da appunto tanto tempo ormai stanno sperimentando concretamente delle azioni che producono risultati a livello di riduzione dell'impatto ambientale, a livello di miglioramento della qualità della vita, a livello di aumento dell'occupazione, a livello di aumento di investimenti, quindi di risorse, quindi di economia che si muove in un momento in cui invece l'economia è assolutamente ferma, fin tanto che appunto, come dicevo, rimarranno lasciate alla volontà del sindaco di turno, la volontà della comunità particolarmente sensibile e attenta che ha voglia di mettersi in gioco, alla volontà del singolo imprenditore che cambia una cosa e che riesce a coinvolgere poi un tessuto economico territoriale, alla volontà di cittadini che sono organizzati in un gruppo d'acquisto, in una banca del tempo, in una bottega del commercio consolidare. Fin tanto che queste cose saranno appunto appannaggio della volontà di qualcuno, allora rimarranno qualche cosa che assomiglia molto a una nicchia e che verrà sempre additata come sì, ok, benissimo i comuni virtuosi, benissimo la sostenibilità, però non ci rompete le scatole a noi che dobbiamo occuparci dei grandi temi, delle grandi questioni nazionali e internazionali. Quando poi
semplicemente alzando la testa dalla propria quotidianità e guardando un po' fuori dal territorio nazionale, ci si accorgerebbe che invece non appunto i pericolosi no TAV o chissà quale tipo di gruppo rivoluzionario, ma intere città metropolitane in giro per l'Europa, senza andare tanto lontano, sui temi della sostenibilità stanno fondando le proprie, la propria azione per i prossimi 5, 10, 15, 30 anni. Perché la politica deve avere un tempo nell'oggi, nel quotidiano, perché deve essere molto concreta, molto pragmatica per dare le risposte ai cittadini che giustamente reclamano risposte, che significa servizi, che significa azioni per consentire loro di alleviare o comunque soddisfare i propri bisogni attraverso appunto servizi, ma significa anche avere il tempo lungo della fantasia, come diceva Laura prima, la capacità cioè di progettare una società diversa rispetto a quella che abbiamo oggi, che non funziona, che ha evidentemente fallito la sua missione, ormai non lo dicono più soltanto gli ambientalisti, è sotto gli occhi di tutti. Noi diciamo che bisogna cambiare paradigma, e questa è l'ambizione che hanno le amministrazioni virtuose, perché quello che diciamo in più è che questo cambiamento non può che passare dal basso, è già partito e sarà, ed è assolutamente inarrestabile, è molto sconosciuto, è molto lento, perché non ha una cabina di regia a livello nazionale, ma sta andando avanti, sta producendo ricchezza, ricchezza prima di tutto umana, culturale, sociale, e avrebbe però bisogno di un salto di qualità, perché tutte queste cose che noi facciamo da ormai 10 anni le facciamo nonostante le leggi nazionali, nonostante dei governi che invece di sostenere queste azioni in un qualche modo più o meno scientemente si mettono di traverso, bloccano il cambiamento. E faccio degli esempi molto concreti, perché dobbiamo essere concreti. La cornice, questa è la cornice nazionale, per arrivare alla cornice degli amministratori, gli amministratori pubblici che oggi vogliono tutelare il territorio, favorire il miglioramento della qualità della vita delle persone, mettere al centro la sostenibilità, sono sostanzialmente boicottati dalle norme e dalle scelte che tutti i governi, compreso quello attuale, continuano costantemente a far cadere, a far piovere dall'alto. Perché parliamoci chiaro, se un sindaco vuole smettere di cementificare il territorio, non lo può fare, oppure adesso lo fa perché comunque quel modello, quel sistema, quel mercato è entrato comunque in crisi, quindi c'è molta meno richiesta rispetto a prima, c'è molta meno pressione rispetto a prima, ma di fatto negli ultimi 20 anni tutti i comuni, anche quelli dove c'erano dei sindaci, delle amministrazioni assolutamente sensibili rispetto a capire, comprendere che il territorio è un bene comune da preservare, non potevano farlo, perché alla faccia di tutte le balle che ci hanno raccontato sul federalismo, vi ricordate, no? Quel movimento si chiamava Lega Nord, qualcosa del genere, che ha governato questo paese per 20 anni che ha costruito il suo successo, oltre che su un razzismo strisciante, anzi assolutamente evidente, sul tema del federalismo. I comuni devono gestire le risorse a livello locale, che in teoria, fatto salvo una solidarietà nazionale, poteva anche avere, che loro non avevano, poteva anche avere un senso, almeno per una parte di queste risorse, ma che in realtà è stata applicata esattamente all'opposto, cioè i comuni oggi mettono le mani nelle tasche dei cittadini e trasferiscono le risorse ai governi centrali, governi centrali che pretendono dei risparmi, la famosa spending review, il patto di stabilità, tutte queste cose che valgono solo per i comuni. E che non hanno un senso invece a livello nazionale, che significano in parole povere che appunto le uniche valvole di sfogo sono la cementificazione del territorio, bruciare rifiuti, fare delle scelte che vanno esattamente nella direzione opposta rispetto a quello che invece dovremmo poter fare. In questa cornice l'esperienza dei comuni virtuosi è particolarmente forte, particolarmente significativa, perché è riuscita a dimostrare in questi 10 anni che volendo si può. Perché la prima obiezione quando eravamo partiti era che non si potevano fare queste cose, non si potevano approvare dei piani regolatori a crescita zero, era quasi una bestemmia, ma come? Bisogna continuare a crescere, bisogna continuare ad asfaltare il territorio, chi se ne frega se poi quei capannoni rimangono invenduti e quelle case rimangono sfitte, chi se ne frega se continuando a costruire così rapidamente non c'è quella visione che poi porta a produrre anche concretamente dei quartieri che sono anche brutti da vedere, in cui è bruttissimo viverci, la qualità della vita a cui facevo riferimento prima. E quindi
Tutto questo ha prodotto un deterioramento non soltanto dal punto di vista del consumo di suolo, ma appunto dal punto di vista che poi quelle comunità si sono appesantite anche rispetto alla capacità e alla possibilità di essere e di riconoscersi come comunità, che è un tema assolutamente fondamentale. E tutto questo sembrava un'utopia, provare dei progetti che mettevano al centro il tema dei rifiuti zero. Ma come? Rifiuti zero. Provare a costruire un'economia, una società, una comunità dove i rifiuti smettono di essere considerati tali, diventano materiali post-consumo da poter essere riutilizzati, rimessi in circolo, riciclati. Fare quelle cose che in giro per il mondo si fanno ormai da 10, 15, 20 anni e che in Italia sono ancora a destra come a sinistra l'utopia, tant'è che tutte le regioni governate dall'estrema destra e dall'estrema sinistra continuano a gestire la partita dei rifiuti facendo degli inceneritori, ampliando quelli esistenti e utilizzando le discariche, con la scusa che l'Europa dice che dobbiamo produrre energia da valorizzare i rifiuti producendo energia. Lo dice, sì, lo dice, come ultima razza di un percorso che invece prevede prima ben altre cose. Noi abbiamo dei comuni che sono al 92% di raccolta differenziata. Allora voi capite bene che se tutti i comuni italiani partissero dall'esempio di Ponte delle Alpi, provincia di Belluno, o Capano, Rio Monte Belluna, dove Laura ha amministrato per tanti anni, dove cioè si producono pochissimi rifiuti indifferenziati, dove i cittadini producono meno di 30 kg di rifiuti all'anno quando la media viaggia tra i 500 e i 700 kg, e dove faccio sempre questa battuta, non vivono extraterrestri, vivono persone normali come voi e come siamo noi, che semplicemente hanno trovato nell'amministrazione non un ostacolo, non un nemico, ma qualcuno che ha accompagnato i cittadini in un percorso, le imprese del territorio in un percorso che nel giro di 2 anni, non in un'era geologica, ha trasformato una idea di comunità in un progetto che è diventato un modello per il resto d'Italia. Sembrava utopia parlare di comuni indipendenti da un punto di vista energetico che tendevano all'indipendenza energetica. Voi capite che questi temi, se li passiamo a livello nazionale, vanno a toccare interessi che sono molto radicati, molto forti, che mettono molto in discussione la politica attuale, ripeto, di destra e di sinistra. Io non voglio fare il demagogo, sto alle cose oggettive. Il dibattito ambientale in Italia non esiste più. L'ultima volta che se ne è parlato è perché hanno indagato l'ex ministro Clini, ma altrimenti a livello nazionale l'ex ministro Clini, ma altrimenti la sostenibilità è appunto messa così in disparte, quando, ripeto, in giro per l'Europa basta andare a guardarsi intorno, cosa succede a Parigi, cosa succede a Londra, che non sono il posto migliore del mondo dal punto di vista della sostenibilità, ma dove però ci sono dei processi che sono avviati da tempo per arrivare a un livello assolutamente diverso, e vedi che appunto il dibattito italiano è molto arretrato. Allora, dicevo sull'energia, che è un altro tema fondamentale. Noi stiamo lavorando, dietro Michele Dotti c'è un signore che si chiama Maurizio Rivieri, che è stato fino a poche settimane fa un ministro dell'ambiente, l'assessore dell'ambiente nel suo comune, mi piacerebbe molto, l'assessore dell'ambiente di un comune che si chiama Montechiarugolo, in provincia di Parma, che abbiamo premiato l'anno scorso come comune vincitore del nostro premio dei comuni virtuosi, dove è stata fatta una cosa, che poi se la vorrà raccontare meglio lui di me, molto concreta, utilizzando uno strumento che è potenzialmente rivoluzionario, che noi stiamo cercando di trasferire a un livello nazionale, potendolo proporre, e rispondo alla domanda che mi ha fatto Jacopo Fo prima di iniziare questo incontro, a un livello nazionale per proporlo potenzialmente a tutti i comuni italiani, cioè a dire, li hanno attraverso un meccanismo del contratto di messa in disponibilità, attraverso il quale si riesce a norma di legge, quindi senza fare delle robe che non si possono fare, ad aggirare il patto di stabilità, che di fatto impedisce anche ai comuni che sono virtuosi, non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico, cioè che hanno i soldi in cassa ma che non li possono spendere perché c'è qualcun altro da qualche altra parte del paese che ha sprecato anche i suoi di soldi, di fare un'operazione assolutamente virtuosa, sostituendo tutti i punti luce della pubblica illuminazione con un'impiantistica LED che ha
che sta consentendo una riduzione del, un abbattimento dei consumi energetici di oltre l'80%, con un risparmio economico ingentissimo, con un'operazione di oltre di più di 2 milioni di euro, quindi che ha creato posti di lavoro, che ha fatto fare impresa a livello locale, il cui risparmio economico in bolletta è servito in parte per dare subito un ritorno economico al comune che lo sta investendo per fare ulteriore risparmio energetico negli edifici pubblici, in parte all'impresa che ha fatto l'investimento iniziale e che lo utilizzerà per pagare, diciamo, la rata del mutuo che ha ottenuto per fare l'investimento e da un certo punto in poi fino alla chiusura della durata della convenzione per appunto ottenere il risparmio. Domando scusa Marco per questa interruzione, ma solo per dire che domani Maurizio Di Vieri con noi presenterà nel dettaglio, vi siete tutti invitati, questo specifico progetto alle 10. Quindi c'è la possibilità di entrare nel merito e capire come funziona questo meccanismo a cui Marco ha accennato, che potenzialmente potrebbe trasformare il nostro sogno di creare centinaia di migliaia di posti di lavoro abbattendo dell'80% i consumi e con un risparmio economico mostruoso, perché sappiamo, lo ricordavo ieri nell'apertura, che gran parte della nostra insostenibilità economica come Stato dipende proprio dalla dipendenza energetica dall'estero. Immaginate ogni intervento che va nella direzione della produzione della rinnovabile e del risparmio energetico, quanto può essere significativo da questo punto di vista. Tutto questo domattina Maurizio Di Vieri ce lo presenterà, quindi vi invito, tanto quanti siete voi, tutti voi e chi ci segue insomma da casa, in qualunque forma, alle 10 entreremo nello specifico di questo progetto. Scusa Marco. No, io mi taccio, vi sento l'ultima cosa alla quale tengo molto, che sto dicendo molto spesso quando vado in giro a raccontare esperienze con i miei virtuosi. La caratteristica comune delle nostre realtà è la partecipazione, questa parola di cui tutti appunto si riempiono la bocca, ma che poi praticata nel concreto è una cosa difficilissima e da continuamente mettere in discussione. Però laddove ci sono i comuni con le esperienze più avanzate, perché non è che tutti i comuni virtuosi sono allo stesso livello rispetto al zero consumo di suolo, rispetto alla raccolta differenziata, si tende a prendere le cose migliori e farle diventare un modello per tutti. Però in quelle situazioni lì il tema della partecipazione è un tema centrale, perché noi siamo in un paese strano per cui ogni 15 anni deve arrivare qualcuno, no? L'uomo che guarda caso è sempre un uomo, ma è una donna, l'uomo forte che ci prende tutti per mano e risolve i problemi del paese. Ieri l'altro aveva un nome che non indicibile, ieri si chiamava Berlusconi, l'indicibile per me era Mussolini, andiamo ancora più indietro. Ce ne sono molti, Berlusconi, oggi se la giocano Renzi e Grillo, per me non sono allo stesso livello, però è il meccanismo che c'è dietro a questa cosa che non sta in piedi. Il cambiamento passa attraverso un senso di responsabilità che parte a livello delle comunità locali. Non è sufficiente avere un sindaco virtuoso se la comunità non risponde, perché molte delle cose che vi ho accennato così rapidamente funzionano se i cittadini rispondono, se le imprese rispondono, se le associazioni rispondono, se tutti abbassano il dito che hanno sempre puntato tutto il giorno contro gli altri, perché sono tutti meno furbi del sottoscritto. Questa è un po' la mentalità che è il prodotto di un modello di sviluppo che ci vuole ognuno per conto proprio e la propria ricchezza è costruita sulla sfortuna di qualcun altro. Ma appunto il tema della partecipazione è fondamentale. Vi cito un caso su tutti: a Melpignano, in provincia di Lecce, da un paio d'anni funziona una cooperativa di comunità dove un sindaco ha chiamato i suoi cittadini insieme nella piazza principale del paese, hanno fondato una cooperativa dove il comune era parte del tutto. Insieme hanno cominciato a fare dei progetti concreti che poi si sono evoluti. Il comune poi è uscito da questa cooperativa per lasciare maggiore libertà e autonomia ai cittadini che si sono organizzati e che appunto producono energia pulita utilizzando le superfici coperte col fotovoltaico, si sono messi a distribuire l'acqua pubblica attraverso delle fontanelle che gestiscono per conto di vari comuni e tante altre cose, per dire che attraverso la partecipazione si può costruire quel cambiamento che oggi è minacciato da una mancanza di risorse e da un orizzonte normativo che cambia ogni 10 secondi, per cui diventa difficile programmare il futuro se ogni settimana il segretario comunale ti dice che hanno cambiato una norma e che bisogna ricominciare tutto da capo. Grazie. E poi comunque
già ha rotto il ghiaccio Michele Dotti. Se avete domande al pubblico basta alzare la mano e vi porto il tuo microfono. Più che una replica, che non condivido al 100% quello che diceva Marco, ma proprio sull'ordine di quello che lui ha espresso, che è davvero tanto, che ha citato più questioni che sono al centro della sostenibilità, della tematica delle istituzioni locali, dell'ambiente, eccetera. Mi è venuto in mente, quando ho iniziato, diciamo, mi ha mandato al sindaco, quindi ormai 12 anni fa abbondanti, che non è che le iniziative che un sindaco particolarmente, diciamo, innovativo e anche un po' coraggioso, sfidante, diciamo, no? Porta avanti, raccogliano immediatamente l'intenzione e l'attenzione positiva dei propri cittadini. È un consenso che viene nel tempo, che viene soprattutto quando la sperimentazione dimostra tutta la sua efficacia, tutti i suoi effetti positivi, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità ambientale, la risoluzione dei problemi, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Dico perché al di là che abbiamo vissuto un periodo, il periodo in cui io facevo il sindaco, in cui è stata cancellata dal punto di vista proprio della disponibilità delle istituzioni centrali a lavorare insieme con i comuni sul tema di Agenda 21, dalla sera alla mattina ci siamo trovati con la chiusura sostanzialmente degli uffici, diciamo, ministeriali di riferimento di Agenda 21, perché il tema partecipazione è un tema fondamentale, ma è un tema fondamentale che io vorrei coniugare in modo un po' diverso da come di norma lo si coniuga, quasi a dire che se si partecipa, perché la convinzione un po' generale è che in fondo i cittadini italiani siano di gran lunga migliori della classe politica che si sono dati, no? E che quindi, come dire, si sia verificata questa discrasia, per cui siamo stati governati male perché abbiamo scelto tra virgolette male, ma in realtà saremmo molto migliori. Non è sempre vero, non è sempre stato così, semplicemente non c'è stata una crescita di cultura generale su tematiche fondamentali come queste, diciamocelo, perché se no rischiamo di nasconderci una importante verità. E perché mi è venuto in mente di dirvi questo? Perché un altro dei temi, secondo me, che fa lavoro dal punto di vista, che fa miglioramento, che fa virtuosità, che fa best practice quando si lavora su questo, sul tema dell'ambiente, è il tema della comparazione. Cioè c'è uno studio recente americano molto interessante da parte di Opower, il quale afferma che semplicemente inviando ai cittadini di un quartiere di una grande città il costo della bolletta energetica, tenendo in considerazione non soltanto le solite raccomandazioni scritte, spegnere la luce quando si esce, ridurre, spegnere l'acqua quando, come dire, non si sta facendo la doccia e quindi non è utile, oppure, che ne so, non lasciare accesi per esempio il computer giorno e notte, eccetera, eccetera. Ma mettendo in quindi non soltanto, come dire, utilizzando il solito strumento, diciamo, informativo, no? Più o meno individualizzato o massimizzato, che è appunto la comunicazione, ma si mette in campo una cosa semplice semplice come quella di mettere il riferimento del costo energetico medio di quel quartiere e parametrarlo rispetto al costo energetico di quella famiglia, in modo tale che questo semplice appunto, come dire, metta in moto dei meccanismi di confronto costante positivo, e questo, insomma, sono dati che vengono certificati, ha ridotto dal 2 al 6% in un anno ed ha stabilizzato i consumi energetici di quel quartiere. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un contagio positivo, tanto quanto c'è un contagio negativo, c'è un contagio positivo, ed è un contagio che si può attivare in relazione alla raccomandazione che ci hanno fatto, no? Di poter esprimere anche delle positività, insomma, di alimentare degli strumentazioni positive per raggiungere i risultati che vogliamo, che è quello proprio di riuscire a portare avanti iniziative spesso dotate di quella fantasia, appunto, no? Nel riuscire a colpire la meta e quindi a raggiungere gli obiettivi che ci diamo, che nascono anche dal raccogliere quelle qualità che sono state messe in campo, per esempio, in paesi lontani o vicini, ma che hanno prodotto decisamente delle interessanti questioni. Dico anche che lui parlava della riduzione dei costi energetici dei municipi, no? In relazione all'illuminazione elettrica pubblica. Questa roba è veramente incredibile, perché oltre alla tematica che spiegherai tu domani,
noi abbiamo in questo paese il massimo del peggio e il massimo del meglio. Siamo davvero un paese di riferimento nel senso più negativo e nel senso più positivo. Qui c'è davvero, dal punto di vista tecnologico, come dire, l'eccellenza, va bene, e spesso, non so, la tecnologia UMI, per esempio, è stata adoperata recentemente nei mondiali di calcio recenti per l'illuminazione in Brasile, perché è una tecnologia altamente innovativa con riduzione del 45-50%, un'azienda italiana, sono aziende italiane che lo fica ad entrare nei comuni. Siamo stanchi di vedere, io non so da voi, ma da noi, io sono stanca di vedere nei giornali i sindaci che un po', come dire, per manifestare in maniera eclatante contro spending review, sono i tagli della spesa pubblica, no? E quindi il patto di stabilità, insomma, che è decisamente una cosa molto negativa per i comuni, spengono le luci, no? A un certo punto non le accendono proprio né di giorno né di notte. Ma io non so se a voi capita, a me capita costantemente, di andare via la mattina molto presto, perché magari prendo il treno alle 6 di mattina e quindi me ne vado, ed è chiaro e tutte le luci sono assolutamente accese. Quindi da una parte c'è lo spreco, no? E non si ragiona, non si attivano neanche le cose proprio minime, quelle, dire, non le migliori, neanche quelle minime di buon senso e di logica. E tra l'altro l'energetica di un paese è fondamentale. Con la politica energetica costruisci economie, costruisci anche diseguaglianze, costruisci relazioni sociali, fai funzionare le città e tante altre questioni, fai funzionare i comuni. Allora, qual è la situazione d'oggi? Nel nostro paese noi abbiamo un potenziale di energia elettrica installato di circa 120.000 megawatt. Il consumo di picco è di 56.000 megawatt, consumo di picco. Quindi già incominciamo a ragionare rispetto a questi contenitori di talk show mediatici dove, ad esempio, ormai si è installato un pensiero unico. Io sono molto pessimista, chiedo scusa, nel senso che questo pensiero unico che si sta instaurando nel nostro paese sta espellendo la possibilità di dare una visione di una trasformazione ecologica della società in prospettiva. E parto proprio dalla politica energetica, che è fondamentale. Quando sento il Presidente del Consiglio Renzi andare in Mozambico e dire abbiamo fatto 50 miliardi di euro, farà 50 miliardi di euro di investimento in Mozambico. Ora, tralascio gli aspetti legati alla sostenibilità di che cosa l'Eni fa in quei paesi, no? Tralascio, perché sembra invece sono un evento molto importante del massacro e disastro che l'Eni ha fatto nel Niger, al popolo degli Ogoni, per prendere, diciamo, uno dei petroli più puri e più importanti che esiste nel mondo. Non è un caso che le sette sorelle, no, petrolifere siano tutte concentrate in quell'ambito. E poi sentire che, ovviamente non mi riferisco, cioè non è un problema che faccio nei confronti di Laura, premetto, però sentire che il futuro del paese, l'Italia, è nel raddoppiare la produzione del petrolio, contestualmente a questa scelta di politica energetica che la Guidi sapientemente sta portando avanti nel paese. In questo momento ci sono i pescatori, io sono stato alcune settimane fa a Favignana, che sono, diciamo, in fase di organizzazione di, perché sono arrivati quelli dell'Eni a Favignana, a 10 km vorranno cominciare a trivellare, come nello Ionio, come nell'Adriatico, come in Basilicata, perché bisogna prendere il tesoro che c'è sotto le nostre terre, basta con questi quattro comitatini, dicono loro. Allora, quando contestualmente al raddoppio della produzione di petrolio, che si dice il nostro paese deve fare per uscire dalla crisi, e poi si dice stop alle rinnovabili, perché quello che è accaduto, perché è stato fatto un decreto spalma incentivi, che ha spalmato gli incentivi a 27 anni, e il combinato disposto di tutto ciò è che accade che società leader, ad esempio in Italia, nella produzione degli inverter, gli inverter sono un elemento fondamentale per quanto riguarda il fotovoltaico, che fatturavano almeno 3-4 miliardi di euro nel nostro paese, se ne sono andate all'estero. Allora, il tema della politica energetica è fondamentale. Io contesto vivamente questo tipo di impostazione, con l'impostazione che insieme anche alle altre veramente mi fanno pensare che queste scelte in materia di politica ambientale ed energetica non le aveva fatte nessuno anche nel passato. So che quello che dico è molto duro, però non le aveva fatte nessuno nel passato scelte di questo tipo.
perché c'è una visione in cui la questione ecologica è stata assolutamente espulsa. Io penso che voi mi abbiate invitato oggi non del fatto che io sono il portavoce dei Verdi, perché si parla di amministrazione. Io mi sono candidato, mi hanno candidato sindaco 2 anni fa circa a Taranto, non sono riuscito ad andare a ballottaggio, abbiamo ottenuto un buon risultato, 14%, sono oggi un consigliere comunale di opposizione. E allora in quella città si vive la proposta, e farò degli esempi concreti, di come si deve avviare un progetto di conversione industriale che non metta più in contrapposizione il tema della salute e il tema del lavoro, anche se io penso che la salute sia sovraordinato rispetto costituzionalmente rispetto al diritto del lavoro. Cioè, nel senso, cosa voglio dire? Che non puoi dire o ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra, oppure accadere come è accaduto a me, vedere un operaio dell'Ilva che mi portava il cedolino del lavoro, 1350 euro al mese e 90% andato via per le cure sanitarie del figlio. I dati epidemiologici di quella realtà sono dati drammatici. Gli ultimi dati Sentieri indicano, ad esempio, dal punto di vista dell'incidenza tumorale, un più 54% nella fascia da 0 a 14 anni. Sono dati un po' veramente da guerra, però non voglio parlare di dati dell'epidemiologia, mortalità e altro, perché penso che questi un po' li conosciate. Come è possibile, quindi, la best practice? Perché ogni comune, come Marco saprà, ha una sua specificità, ha le sue criticità, ha le sue priorità. Come uscire, qual è la proposta della best practice per far sì che lì si avvii un progetto di conversione industriale che dia una garanzia occupazionale e dia una prospettiva in cui il lavoratore che entra là, quando entra, va a casa, non guarda con angoscia negli occhi i propri figli perché ha quella paura di ammalarsi? Allora, noi abbiamo visto, ad esempio, abbiamo sviluppato una proposta che a Renzi abbiamo mandato, che era una proposta di fondazione che si basa su alcuni livelli, prendendo come esempio il modello virtuoso di Bilbao. Per chi conosce Bilbao era una situazione 25 anni fa analoga a quella di Taranto, diversa ovviamente per la collocazione geografica e quello del contesto, però c'era un forte polo siderurgico, un forte conflitto sociale legato al forte inquinamento, un forte conflitto sociale legato al tema del lavoro. Oggi Bilbao è una città che, attraverso politiche di rigenerazione urbana, politiche che hanno utilizzato lo strumento della fiscalità agevolata attraverso le bonifiche, oggi è una città che si è lasciata alla spalle un passato e oggi il presente è storia. Cioè, quel passato è veramente lontano. Oggi il presente di Bilbao è un presente che uno pensa al Guggenheim Museum, che da solo fa 4.000 posti di lavoro, ma pensa anche alle politiche di rigenerazione urbana, architettonica, urbanistica, al poli tecnologici e scientifici. E allora, soltanto, che introduco questo elemento, che è un elemento generale di dove vanno le politiche ambientali, che hanno poi una ricaduta sui comuni, perché quando questo decreto, questo ministro Galletti, propone un decreto, il decreto 91, che sta all'esame del Parlamento, che dice che per quanto riguarda alcune realtà industriali è possibile, in sede di autorizzazione integrata ambientale, aumentare i livelli i limiti. Aumentare i limiti significa renderli più larghi, tanto per essere chiari, cioè non rispettando il codice dell'ambiente, significa che noi abbiamo un problema molto molto serio di una capacità di guardare una visione del futuro. E allora, io penso che, ad esempio, l'utilizzazione dei fondi europei, i progetti legati ad esempio alle smart city, il fatto di applicare il principio chi inquina paga, che in questo paese non si applica. Per esempio a Crotone, io ho incontrato il sindaco di Crotone, noi abbiamo 250.000 tonnellate di rifiuti tossici tra arsenico e cromo, che sono quelli che basterebbero ad avvelenare tutta Europa, per dirvi quanto è forte. Quindi Montedison ha chiuso, se n'è andata e ha lasciato il disastro. E questo vale in molti altri paesi d'Italia. Noi abbiamo situazioni molto molto forti. Quindi in quella realtà il progetto di conversione industriale è un progetto che potrebbe fare attraverso lo strumento della leva fiscale. Quindi io penso che in alcune realtà di Bilbao l'hanno fatto, a fare le bonifiche,
E non, qui mi fermo, so che io e Laura spesso non la pensiamo perché ho letto alcune di sue dichiarazioni. Sì, sicuramente pensiamo ugualmente. Si è molto parlato, perché poi pure è molto difficile comunicare in questo paese, cioè fare informazioni, cioè Marco ha introdotto l'elemento della partecipazione, poi c'è anche l'altro elemento dell'informazione. È perché se io quando dico una cosa non sono in grado di poter comunicare se non attraverso circuiti limitati che possono essere il web, ma i grandi contenitori dove si fa informazione, si costruisce, ahimè, purtroppo, consenso, non riesce a fare una proposta, o comunque sia dire, se io dico stronzate o dico cose intelligenti, diventa un problema per il paese intero, al di là delle dispute e dei battibecchi. Qual è il tema? Il tema è che, ad esempio, l'ultimo decreto che è stato approvato, il famoso, l'ennesimo decreto salva IVA, è stato portato con grande successo dicendo noi sequestriamo i soldi dei IVA così applichiamo il principio che inquina paga. È una bugia, perché non è vero, perché quei soldi che sono stati sequestrati dal Tribunale di Milano in seguito a frode fiscale fatti dai IVA verranno utilizzati per mettere a posto le proprietà dell'IVA, chiaro, le proprietà dell'IVA, i propri stabilimenti, non risarcire il danno, le terre che sono state contaminate negli anni da 8 kg di diossina che hanno portato all'abbattimento di migliaia di pecore, non risarcire i mitilicoltori che hanno avuto abbattuto tonnellate di mitili, non risarcire i cittadini che hanno avuto le proprie proprietà danneggiate dagli inquinamenti. No, quei soldi servono per ripagare e risarcire e rimettere a posto le proprietà di chi ha inquinato. Cioè, non è una questione di poco conto. Cioè, il principio che inquina paga è un principio giuridico, diciamo, legislativo, più che viene dall'Europa, che noi abbiamo recepito, che ha un senso. In questo contesto, devo dire, ecco perché io vedo in questo pensiero unico una difficoltà, diciamo, complessiva, ognuno con le proprie responsabilità, certamente, a fare in modo che l'ambientalismo, l'ecologia, abbia non solo dal punto di vista politico, ma proprio dal punto di vista delle proposte, perché poi noi potremmo avere l'amministratore illuminato, bravo, l'amministratrice illuminata, brava. Ma il problema è quello che diceva Marco Boschini. Noi dobbiamo costruire la cornice entro la quale tutti sono obbligati a prendere una strada che per quanto ci riguarda è la strada della conversione ecologica di una società, che significa anche modificazione di stili di vita. Ma la modificazione di stili di vita ha un senso, cioè se io faccio la differenziazione, la cosa differenziata, e poi fuori casa mia, ad esempio a Roma, ancora ho i cassonetti in cui c'è che quella non è la cosa differenziata, è complicato se non tu non organizzi la struttura, la filiera industriale e tu fai cascare, fai venire il prolasso anche chi modifica degli stili di vita, ne ha fatto una scelta di vita, lo fai deprimere, insomma, cioè, c'è un problema, è un problema molto serio da questo punto di vista che riguarda il fatto, e qui concludo, ma oggi la politica italiana, da chi governa fino a giù, ha messo al centro il tema dell'ecologia come un tema per cambiare l'economia e quindi anche le relazioni sociali? La mia risposta in questo momento è no. In questo momento, spero che domani possa essere sì. Prima, dopo ripetiamo, però facciamo prima un giro di domande in realtà dal pubblico perché ci sono già delle richieste. Prego, avvicinati. Buonasera a tutti, sono Gilberto Rossi, sono un neo consigliere comunale di un comune di 4.000 abitanti e sono molto felice di essere qua perché passeggiando per la fiera il cambiamento c'è già, lo possiamo toccare con mano. Il problema è che adesso che ho partecipato solo due consigli comunali, per cui il primo anche sul bilancio, mi sono già scontrato su quella che è la volontà, le pratiche ci sono applicabili, però non voglio dilungarmi più di tanto. Comunque penso che il convegno di oggi è importantissimo perché abbiamo la parte sull'informazione, un giornalista del Fatto Quotidiano, a livello nazionale con buona di Presidente dei Verdi, l'europarlamentare, quindi l'Europa, ricordiamoci che comunque c'è una cornice
Senatrice, perdono. Allora no, a livello comunque nazionale sempre, anche Marco Boschini, che ho sempre visto come un po' come anche il padre spirituale, perché tantissime idee dei comuni virtuosi, comunque che sono anche le verde, comunque, e sono già diventate, dovrebbero essere anche un patrimonio comune. Volevo solamente portare due elementi sulla riflessione, perché quello che abito in provincia di Milano è quello che mi ha tolto il sonno nell'ultimo mese, che è il discorso quello della città metropolitana. Adesso senza entrare, perché non è un convegno giuridico, quello che è la città metropolitana, però prima citavo anche l'importanza della presenza del giornalista, è stato anche accennato adesso, due paroline sole: democrazia e informazione, perché comunque per fare democrazia, quindi di conseguenza partecipazione, ci vuole un'informazione e consapevolezza. Nella provincia di Milano, o ex provincia di Milano, non so nemmeno come parlarne, il 28 settembre si voterà per questo gruppo, sfugge addirittura il nome preciso anche gli addetti ai lavori, del Consiglio della Città Metropolitana, che avrà questo compito per 4 mesi per redigere lo statuto della città metropolitana. Questo succede anche in altre 3 grandi città d'Italia, che diventeranno appunto città metropolitane, però il discorso è che manca proprio un'informazione di base, un'informazione sia dal punto di vista istituzionale, sia quello dei cittadini, e però, cioè, ci troviamo qua d'altra, perché non è un punto a caso, è un caso che vi sto facendo questo intervento, perché comunque da ecologista, ambientalista che lavora nei comitati e nelle associazioni ambientaliste per tutelare il nostro ambiente, vedo che per quello che ho avuto i problemi in merito all'invasione dell'elettrosmog, che è stata una cosa incredibile, le normative europee ci hanno un minimo messo dei paletti. Per quello che riguarda la tutela dei parchi, prima c'era stato un bellissimo incontro sui parchi, era la provincia, nella provincia di Milano, il piano territoriale di coordinamento provinciale, però c'è che viene a saltare tutto questo, e se manca anche l'informazione, perché io vedo ci sono tanti buoni esempi, tanti comuni, amministrazioni illuminate, ma poi dopo è vero, c'era quel movimento politico, anche io voglio parlare nel passato, che era la Lega Nord, che parlava di federalismo. Da noi c'eravamo anche Comunione e Liberazione di Formigoni, che loro parlavano del principio di sussidiarietà, però cambiando completamente quello che era il significato della sussidiarietà. Per loro era mettere, e qua mi pare che mi dia ragione anche la magistratura, i loro conoscenti ai posti di potere, altro che vicino al cittadino per risolvere il problema. Quindi penso che, per dire, anche sull'informazione web, che è arrivato l'invito ieri di Jacopo Po di portare l'informazione web, però comunque dobbiamo coordinarci sempre di più per far sì che tutto il nostro impegno non sia vano e non sia solo una mera testimonianza. Mi sento di dirlo anche stasera pubblicamente, perché dobbiamo coordinarci sempre di più, sennò veramente rischiamo quello che le buone pratiche che Marco Boschini sta raccontando in giro per l'Italia da un po' di anni, anche tra virgolette codificato tramite dei libri, poi rischiamo che rimangano delle testimonianze di ottima letteratura, però che non riusciamo a condividerle. Quindi colgo l'occasione di una senatrice della Repubblica, perché comunque penso che anche la riforma del Senato che stiamo vivendo in questi giorni, e non ce n'è un'informazione, è una cosa tremenda. L'ultima parentesi, poi chiudo, scusate. Anche settimana scorsa, ad una cena dell'Ampi, poi dopo c'era un dibattito promosso dal Partito Democratico sul discorso della legalità. Io penso che la legalità sia anche la difesa della nostra Costituzione, e senza andare a stravolgere, e penso che quando si parla di democrazia dobbiamo mettere da parte la fretta e mettere prima la riflessione. Comunque, informazione, democrazia, scusate, ho già parlato troppo. Posso chiedere, per stare nel concreto, più rapido però, quali sono le due cose che stanno facendo perdere il sonno quando dici sono un consigliere ecologista, parlando con ragioni di bilancio e altro? Sì, era quello sul discorso della città metropolitana, perché praticamente poi mi va a saltare tutto quello che era la gestione dei parchi, delle scuole, infrastrutture, anche la piccola sanità, poi per dire la mia specializzazione, per quelli che mi conoscono un po', è dicono che il mio piano fisso è quello dei trasporti. Perché tra serio e faceto, vi faccio un esempio concreto, settimana scorsa ci ho messo dall'ufficio di Milano, arrivare a casa mia 2 ore perché ero in macchina che dovevo spostare delle cose pesanti, in bicicletta ci metto 50 minuti, con i mezzi pubblici ci metto
1,25 euro, 1,5 euro, oltre le condizioni. E, no, la cosa che mi fa saltare, mi fa perdere sonno, è proprio questo discorso qua della città metropolitana, che ne mancano informazioni, sembra che se ne stia discutendo nelle segreterie dei partiti, ma poi parlo anche con amici del Partito Democratico così, e non tutti vengono informati, quindi nemmeno le stesse segreterie dei partiti. Ed è una cosa problematica, perché comunque, scusate se parlo della provincia di Milano, che siamo 3 milioni e 500.000 persone. Mi viene da pensare, gli ultimi stati che sono entrati nell'Unione Europea sono più piccoli della provincia di Milano. No, poi dopo l'altra cosa era quella sul bilancio, che ho votato il bilancio del comune del mio paese, che comunque è un comune piccolo di 4.000 abitanti, anche se, Ossona, anche se comunque ci possiamo fregiare di quello che... E poi è assurdo, perché è sull'informazione, cioè lo stesso assessore che adesso è diventato vice sindaco non ha ben presente di cosa, della perla che abbiamo in paese, perché è un asilo nido con il metodo pedagogico montessoriano, ecosostenibile, il primo, quindi cioè, anche a bilancio tra 3 anni ci entrano i soldi e non ce ne escono più per la gestione, però lo stesso amministratore che l'ha fatto non ha ben capito quello che ha fatto, quindi era discorso di informazione. No, perché avevamo in sede di conferenza del capigruppo, abbiamo fatto una serie di proposte di modifica al bilancio e cioè mi è stato detto, come quello che stavo citando prima delle luci, poi vabbè, io sono un amante delle stelle, sarei per spegnere un sacco di lampioni, no, anche per il discorso di salute, no, dei prioritari che vanno ad incidere, però anche lì mi ha detto, ah no, non posso andare a toccare questo, perché gli portavamo degli esempi concreti, come giovedì mi pare che verrà anche Domenico Finiguerra a Cassinetti di Lugagnano quando era sindaco, anche lì poi, sembrano cose banali, però è lì che ti cambia il bilancio, quando hanno tolto dei cimiteri, pensando ai nostri cari defunti, comunque anche lì hanno messo un'illuminazione a LED col fotovoltaico e poi dopo ti lancio e queste cose incidono. Allora, prima la senatrice... Cerco di replicare velocemente, anche perché le questioni sollevate come sempre sono tante. Va detto che non c'è il pensiero unico, io noto che, come dire, c'è questa abitudine a classificare una sorta di regime in quanto che ci sia il governo Renzi, e quindi arrivi tutto dal governo, Parlamento voti e arriva delle sue tazze. L'esempio è stato esattamente l'esempio che contrasta in maniera esplicita con questo modello, è stato proprio quel DL91 che accennava adesso Angelo Bonelli. Lui evidentemente non si è letto l'ultima edizione, quella che è uscita venerdì dopo una maratona di 40 ore dal mercoledì mattina alle 7 fino alle 11 di sera di giovedì, che ha rivisto completamente il DL91. 40 ore abbiamo fatto tutta la nostra commissione in Ministero Ambiente e l'abbiamo modificato in maniera sostanziale. Cito alcuni degli elementi, perché tutti non si possono dire se non stiamo qui fino a stanotte, ma per citarne alcuni di assoluto rilievo. Per esempio, abbiamo cancellato l'anatocismo, che era arrivato, gli interessi composti, tanto per capirci, non vengono reinseriti, diciamo, in ambito legislativo italiano, posto che anche su questo dovremmo parlare con un po' di serietà, nel senso che l'Europa lo fa, ma lo fa a livello di tasso annuale. Purtroppo l'Italia ha sempre favorito molto le banche, quindi le banche hanno tentato di nuovo il blitz di ripristinare gli interessi trimestrali composti, non gli è riuscito, merito del Senato che ha cancellato l'anatocismo. Non è riuscita l'opzione ILVA, che andava semplicemente ad implementare con 300 milioni poco più, quindi a sostenere, diciamo, i redditi dei lavoratori di ILVA insieme con l'AIA, che è appunto l'autorizzazione ambientale integrata che andava portata avanti fino a settembre, ma invece abbiamo rimesso in pista quel 1,2 miliardi che erano appunto i fondi che erano stati sequestrati, come diceva correttamente il consigliere Bonelli, dalla proprietà di Riva. È stato un atto, guardate, che l'anno scorso, ad agosto, ha portato l'Italia ad applicare per la prima volta l'articolo 41 della Costituzione. L'articolo 41 della Costituzione che dice che fare impresa non è fare un business individuale soltanto,
ma deve essere funzionale agli interessi dei cittadini e delle maestranze. Quindi ripristinare questo vuol dire che sostanzialmente nel momento in cui un imprenditore si macchia di reati come quelli che sono stati commessi a Raffica e per qualche decennio su Taranto, i fondi che questi ha brutalmente, come dire, asportato a danno dei cittadini e delle attività e del territorio di Taranto vanno esattamente reinseriti nell'ambito delle bonifiche da fare. Sono bonifiche interne, bonifiche, certo che non sono bonifiche là. Io ti ho lasciato parlare, sono le bonifiche, sono quelle identificate dal subcommissario la ristrutturazione degli impianti, caro Bonelli, ricomprende la messa in sicurezza dei parchi minerari e quindi la copertura, ricomprende il fatto che si sono chiusi alcuni impianti e che vanno evidentemente ricostruiti. C'è da dire che un'impresa che come dire, aveva un volume di bilancio di 10 milioni di tonnellate di materiale siderurgico che veniva lavorato e venduto, oggi è arrivata a 5 milioni e mezzo, mantenendo le stesse maestranze, è evidente che questa società è in deficit, quindi c'è anche un problema di fondi e di soldi, non stiamo parlando di altro. Vogliamo mantenere le maestranze, dobbiamo portare a livello di Duisburg, lui ha, come dire, l'obiettivo Bilboa, io ho un obiettivo diverso che quello di Duisburg, che è la più importante impresa siderurgica in Europa, la quale produce 8 milioni di tonnellate di acciai, ma per esempio ha un livello di inquinamento ambientale che è assolutamente al di sotto dei limiti e dei parametri, quindi per fortuna non inquina il territorio come invece ha fatto in maniera disastrosa Taranto. Quindi abbiamo reinserito nel DL91 l'obbligatorietà della previsione per l'AIA, dell'autorizzazione ambientale integrata, di utilizzare quei fondi che sono di proprietà dei Riva, che erano stati dal governo italiano inopinatamente accantonati come ipotesi per andare avanti invece con molti meno fondi pubblici in funzione delle necessità. Abbiamo reinserito per esempio la non tassazione, quindi la non applicazione dei costi generali sull'autoconsumo, abbiamo ridotto invece che i 27 anni che erano 24 e quindi non erano quelli che diceva lui, ma insomma molto vicini, dello spalmamento di incentivi sul fotovoltaico oltre i 200 kW, quindi grandi impianti fotovoltaici, li abbiamo ridotti dal 4 al 9% in relazione alle varie scaglionature, 200, 500, 500, 900 e oltre i 900 kW, ma in realtà non danneggiando come sarebbe stato le imprese che volevano investire e vogliono investire in impianti sostenibili dal punto di vista delle rinnovabili, ma al contrario, perché questo modello che abbiamo scelto prevede anche che vi sia un primo periodo di riduzione degli incentivi per queste società con le percentuali che dicevo, quindi 4, 7, 9%, ma che vi sia una sostanziale restituzione a partire dal quinquennio successivo. Quindi in buona sostanza questo prelievo dalle grandi società che hanno costruito grandi impianti in Italia, che peraltro valutano 4 miliardi e 100 oggi solo di incentivi, perché va detto, insomma, l'Italia è il paese che ha pagato più di ogni altro in Europa gli incentivi sulle rinnovabili, eccedendo anche in termini quantitativi, e diciamolo, perché era diventato un business assolutamente conveniente, anche andando in prestito di fondi bancari, per cui si ottenevano risultati del 12% oltre il risultato, diciamo, del pagamento degli interessi economici piuttosto alti degli interessi bancari. Quindi voi capite che era diventato un enorme business senza rischio a danno, diciamo, delle tasche dei contribuenti italiani, che pagano per l'appunto 4 miliardi e 100 per i soli impianti oltre i 200 kW, quindi molto grandi. Allora, tutto questo va detto con una serietà, insomma, che richiede un'attenzione politica su queste questioni, per cui